Allora, un saluto a tutti gli amici di Spinning TV, sono Marcello Sivero, sono qui per presentarvi un prodotto distribuito da Maiora Fishing. Il prodotto in questione è specifico per la pesca in mare e si chiama Piccolo. L'azienda che lo produce è la Delaland francese. Quest'esca è particolarmente adatta per la pesca alla spigola, ma nelle misure più grandi va bene anche per i serra, le lecce e i barracuda. È composto essenzialmente di un peso, un piombo con una paletta, un amo attaccato tramite un'asola e un corpo in gomma, molto affusolato, molto rastremato. Il movimento che produce, se recuperato con un recupero continuo, è un movimento abbastanza erratico e il corpo sottile gli dà anche, diciamo così, una sinuosità, una particolare, diciamo così, naturalezza nel movimento. Se invece lo recuperiamo a strappetti lasciandolo affondare, ecco che forse qui esce la parte più interessante di quest'esca. Nell'affondamento, qualsiasi più piccola variazione di assetto, la paletta lo traduce in uno scarto, o a destra o a sinistra, e questo è forse l'unico artificiale specifico per l'acqua salata che è efficace anche in caduta. Adesso lo vediamo in acqua. Allora, con un recupero continuo l'artificiale tende a scondinzolare e il movimento sinuoso lo fa assomigliare a un piccolo pesce foraggio. Se invece lo recuperiamo a strappetti, ecco che esce tutto il potenziale di quest'esca. Ogni strappetto non produce mai lo stesso tipo di movimento. In acque profonde, dove si può fare affondare per molti metri, ecco che il peso e la forma allungata e molto, molto rastremata lo fanno accelerare e ogni più piccola variazione si traduce in uno scarto molto veloce, molto repentino nelle varie direzioni. Quindi Marcello, tu la consigli sia per lo spinning che lasciarlo, non ti dico un jigging, ma lasciarlo cadere e risalire su pesci diffidenti? Sì, assolutamente. Questa è un'esca che è molto adatta anche al pesce sospeso. È un'esca che su bassi fondali o su roccia, classico tipo del rock fishing che si fa anche in Sardegna, è capace di stimolare l'attacco di molte specie, non solo il branzino, il serra e cose. È proprio, ha un movimento che è veramente molto invitante, molto stimolante per i pesci. Anche pesci non necessariamente attivi arrivano a cacciare su un'esca di questo genere. L'esperienza porta il rapporto di catture con esche tradizionali a veramente 10 a 1, 10 a 2. È impressionante. È impressionante. Non si è mai visto un'esca che, in tutto questo, poi è un'esca assolutamente semplice, perché è quasi banale. Una struttura molto, diciamo così, molto. Sì, lo riguardiamo da vicino. La paletta e il piombo sono connessi all'amo tramite, o l'amo è connesso alla struttura tramite un filo d'acciaio armonico molto resistente di circa 10 decimi di diametro. È una connessione praticamente indistruttibile, cioè è più facile che si apra l'amo piuttosto che ceda la connessione tra l'amo e il corpo del coso. E poi infilzato in questo amo c'è il corpo in gomma, che può essere intercambiato per i colori, oppure quando il pesce, pesci particolarmente aggressivi o dotati di denti affilati, lo rovinano, semplicemente si sfila il vecchio e si rinfila il nuovo. È possibile anche sostituire l'amo, ci sono casi in cui è più vantaggioso avere un amo a gambo più lungo o con un,
un gap più aperto, una dimensione un po' più sostenuta, un filo un po' più grosso, e quindi non c'è proprio nessunissimo problema. Ogni pezzo è assolutamente sostituibile in pochissimo tempo. Adesso lo vediamo su questo più piccolo. Ecco qua. Questa è la connessione dell'amo. Ecco fatto. In 10 secondi posso decidere di cambiare il piombo e magari tenere comunque un corpo molto piccolo, perché i miei pesci sono di una taglia, insomma, rispondono meglio al corpo piccolo, e mettere un piombo e una paletta un pochino più grandi per arrivare più velocemente in profondità, o per dargli un movimento ancora più frenetico, ancora più, diciamo, scattante. Con la stessa semplicità ecco fatto. Da provare, secondo me ha delle potenzialità. Assolutamente, assolutamente. Tutti i test che sono stati fatti dall'Adriatico al Tirreno, la Sardegna, hanno dato veramente risultati molto positivi. L'Adriatico notoriamente non è così, non è un mare proprio molto adatto alla pesca con l'artificiale, eppure la spigola, anche dai pontili, dal coso, con questo artificiale, nelle misure più piccoline, è assolutamente molto insidiabile con regolarità. Con questo vi lascio, un saluto agli amici di Spinning TV.